Chiero? Mi scusi, professore, ma si fa italiano o spagnolo? Lo spagnolo di tua madre. Che c'è dello spagnolo adesso? Che ne so io, lei ha detto chiero. Chiero nel senso di limpido, lampante, chiero, lapalissieno, senza interruzioni e non rompetemi i testi. Mi scusi, professore, ma è colpa sua. Lei certe volte ha una pronuncia... Già, perché io sono egiziano, vero? E chiariamo anche questo, ragazzi, per l'ennesima volta. Io ho una pronuncia chiarissima e per vostra norma e regola io sono accademico della Cruscola. E poi sono laureato in lettere e in Lecce. In lettere o in legge? In lettere e in Lecce, città vicino Taranto. Che ne sai d'un bel campo di greno? Che ne sai d'un amore profeno? Che ne sai della nostra ferrovia? Che ne sai? Quante volte lo devo dire che si bussa prima di entrare, disgraziato maledetto, se no ti spezza le ossa e capocollo e ti mette in destino a tracollo? Caffè. Subito. Scusate, ragazzi. Quanto zucchero? Te lo dico io quando basta. Dunque, vi vorrei chiarire di nuovo, per chi non lo sapesse, che io non sto molto bene. Allora il dottore mi ha ordinato di fare colazione in classe, perché ho avuto una piccola depressione depressiva e comprensiva e mi sento... Prego, basta. Disgraziato maledetto, è vero? Ah, sì? Basta. Bignè. Bignè. Subito. Scusate, ragazzi. Prego. Ci risiamo, eh? Yeah.